Beh, insomma, vabbè, a parte adesso uno potrebbe pure scherzare, cioè quella storia, quando io ho visto quella sera, se uscivo fuori morivo di freddo, mi sono rimasto praticamente travolto da milioni di persone, c'era un pubblico da fare invidia ai premi Oscar, c'era un sacco di gente. Ma no, voi invece avete lavorato un sacco, facevate 5-6 film al giorno, mi pare, no? Mi ricordo quello, ce n'è uno bellissimo che mi ricordo che è quello con l'uso della macchina sparaconcetti, si chiamava, che era su un nome, Che Guevara, anzi era soltanto il Che, e c'era uno che forse di un lontanissimo quartiere romano, che diceva non solo tutte le cose di cui si aveva bisogno, o di cui aveva bisogno un gruppo umano per sopravvivere in quel posto, ma ribadiva dei concetti che erano molto imparentati con quello che Guevara aveva detto. E voi scrivevate sotto, se non sbaglio, le cose che aveva scritto già Guevara, mentre l'altro parlava dei desideri, dei bisogni, dei sogni. E a un certo punto si spostano le cose, è lui che diventa Guevara perché gli avete messo in bocca. Quello mi piaceva moltissimo. E poi invece questo qua, questo che io ricordo poco, devo dire che c'era un grandissimo casino, poi è arrivata l'arteriosclerosi, io non riconosco più nemmeno mia sorella, mi ha telefonato stasera. C'è un problema che voi avete affrontato, forse un po' prima degli altri e molto dopo il neorealismo che aveva fatto, aveva creato una regola che metterebbe quasi quasi d'accordo, se questo accordo non diventasse un vero e proprio salto di significato all'interno del fare un film, che è quello di sposare il documentario con il cinema di finzione. Si tratta sempre di un matrimonio col divorzio fuori la porta di casa, però il fatto che il documentario venga definito come il parente povero del cinema di finzione, perché invece il cinema di finzione costa comunque caro, che ci vuole un sacco di gente, eccetera. Però pochi si ricordano che il documentario è l'unico momento di realtà totale che sfugge, i cui dettagli sfuggono spesso a chi gira. Esempio, Tano D'Amico fotografa il giorno in cui ammazzano Giorgiana Masi, fa delle fotografie, sente che sta per succedere qualcosa, scatta 5-6 fotogrammi perché dice finisco il rullo, lo cambio perché sicuramente succede qualcosa. Dopo una settimana riguarda quelle 6 fotografie che ha scattato mentre nemmeno le aveva guardate e scopre che aveva fotografato il capo della polizia della piazza che, come dire, cameratescamente discuteva con dei teppisti che altri non erano che i poliziotti delle squadre speciali, cioè i suoi dipendenti, travestiti da capelloni, da teppisti e così via. Ecco. Ci sono delle cose nel documentario che spesso sfuggono a chi le fa, chi le fotografa, chi le gira, eccetera. E io credo che quello sia un dato di realtà assolutamente fondamentale. Quando questo si mescola con una finzione guidata, viene fuori una specie di regia segreta che in fondo già stava un po' in Artaud, questo seme, che doveva crescere, un po' l'ha fatto, poi l'ha innaffiato Grotowski, il Living Theater, eccetera. Perché voi questo avete fatto, cioè avete preso dei tipi che non avevano probabilmente mai, si erano fatti al massimo una foto tessera, diciamo, gli avete raccontato che dovevano fare delle cose, che si sarebbero pure divertiti a fare delle cose, però di fatto gli avete fatto degli scherzi che loro stessi, di cui non erano al corrente, quindi hanno agito nella totalità di un'avventura umana della quale erano inconsapevoli, diciamo. E poter osservare una realtà fatta così, in cui c'è una regia segreta che muove
esattamente come si fa uno scherzo al paese, no? E vedere uno che si muove in quel modo viene fuori, come dire, una specie di antropologia molto, molto ricca, molto, che ti permette di seguire le cose, dei gesti umani, dei comportamenti, delle espressioni, dei modi di agire, eccetera, che non avresti altro modo di vedere se questo fosse affidato a un attore, per esempio. Dovrebbe studiare 10 anni quel personaggio e cercare di rifarlo. Questo mi piace molto. Cosa invece non ti... Ma certe cose in cui, e questo è successo spesso, anche in dei buoni film, dei buoni approcci con la realtà, diciamo. Certe volte quello che viene scelto come attore, l'intervistato, o diciamo così, il soggetto di quel momento, soggetto anche soggetto, inteso come soggetto politico, oltre che come soggetto attoriale, è così bravo che il film non può che registrare quello che lui è, senza però intervenire e scomporne le facce, i tempi, la dimensione cinematografica. Mi riferisco a quello che fa la guida, no? Che inventa questo menhir, non me lo ricordo più bene, però mi ricordo che era lui così bravo a fare questi racconti completamente surreali, inventati, che vi ha spiazzato, cioè voi con le camere siete rimasti come sarebbe rimasta una qualsiasi troupe televisiva, cioè avete girato tutto a favore macchina e basta, no? Perché quello è il caso proprio in cui uno, chi sta sull'oggetto, diciamo, di interesse cinematografico è più bravo o più presente o vitalmente più intrigante di quello che fa le riprese. Io comunque penso sempre che sia una situazione molto positiva, perché lascia vedere come è fatta realmente la vita, quando non c'è intervento di montaggio, eccetera. Cioè in questi casi o si stabilisce come una specie di danza reciproca, no? Fra camera e quello che si muove, c'è cioè un insieme di ritmi forti, di ondate, di simpatia, di odio, anche di antipatia, ma insomma che c'è un rapporto che è segreto, che va oltre i linguaggi cinematografici, oltre il dialogo, oltre i gesti, oltre quello che vede l'occhio, quindi, ma è qualcosa che si sente e questo poi si trasmette moltissimo, perché l'occhio è capace di afferrare con la sua coda, cioè con la sua periferia antichissima che vede soltanto ciò che si muove, avverte delle cose che molto spesso la coscienza non è in grado di afferrare, diciamo.